gli aspetti che indicano LA vera fede. Introduzione. L'Apostolo Paolo fornisce la miglior definizione di fede che si possa trovare: certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono, una definizione che è di per sé un paradosso. Certezza e speranza sembrano essere due concetti opposti. Per esempio, uno studente dice all'inizio dell'anno scolastico: spero di essere promosso, proprio perché non ha l'assoluta certezza di questa promozione. Se, d'altra parte, ne è certo, non ha più bisogno di sperare. Ma nella fede questi due concetti vanno insieme. Paolo invece mette insieme dimostrazione e invisibilità. La fede ci viene presentata nella Bibbia come una necessità, Ebrei 11, 6, e, allo stesso tempo, come un dono del cielo. Il famoso giornalista Indro Montanelli soleva dire: se la fede è un dono di Dio, allora è colpa sua se a me non l'ha data. Quello che Montanelli non riusciva a capire è che questo dono è disponibile a tutti, si tratta solo di accettarlo o rifiutarlo. Usando un'immagine moderna, potremmo dire che Eloa ha spedito un assegno in bianco a tutti. Chi lo prende in parola, va in banca a riscuoterlo e mette la cifra di suo pugno. Ognuno di noi, in pratica, decide se avere fede o no e quanta fede avere. Sono due decisioni che competono all'uomo. Oggi prenderemo in esame 5 aspetti fondamentali di una fede forte. LA fede vera non ha bisogno di prove. Noi crediamo per fede in cose che non richiedono per noi una controprova. Facciamo un paio di esempi. A. L'ispirazione della Bibbia. Crediamo che le scritture portino l'impronta di colui che le ha ispirate ed abbiamo di questo fatto molteplici evidenze, ma nessuna prova, nel senso scientifico del termine. Il fatto che la Bibbia sia stata scritta durante l'arco di 1600 anni da autori di epoca, cultura ed estrazione completamente diverse e non cada mai in contraddizione con se stessa, per esempio, ci porta a pensare che ci sia stata una mente intelligente, precisamente quella di Eloa Yahweh, che abbia seguito la sua stesura. Il fatto che le profezie bibliche si siano avverate con una precisione millimetrica con anni, secoli e a volte millenni di anticipo, ci porta ad accettare il dono profetico che sta alla base di queste predizioni. Se i profeti che asserivano di aver ricevuto delle visioni, delle rivelazioni da Eloa, erano dei pazzi visionari, come mai diciamo ci hanno sempre ed immancabilmente azzeccato? Senza la fede non è possibile credere al tocco divino nella stesura delle scritture. B. La creazione. Altrettanto per fede noi crediamo che il racconto di Genesi cap. 1 sia attendibile e che all'origine della vita, nelle sue svariate forme, ci sia Eloa Yahweh e non il caso. Anche di questo abbiamo molte evidenze, ma nessuna prova, perché dopotutto nessuno di noi è stato testimone di quanto è successo. Approfondiamo con un ragionamento un po' più concreto. I biochimici hanno scoperto che un solo batterio contiene non meno di 1500 enzimi e ciò senza includere altri composti chimici complessi. Gli enzimi sono proteine, ciascuna delle quali formata da alcune centinaia di amminoacidi. Ogni enzima è molto complicato, ed ha un compito specifico da svolgere. Le lettere in questa frase sono state ordinate in una sequenza precisa, in modo che la frase venisse scritta e compresa. È lo stesso per l'enzima. I 20 diversi generi di amminoacidi conosciuti, che si combinano in lunghe catene per costruire l'enzima, devono essere sistemati nell'ordine esatto perché ogni enzima abbia la sua esclusiva funzione e possa essere efficiente. Quando si esamini la questione della possibilità che questi agenti chimici si siano combinati grazie a processi casuali, numerosi scienziati sono pronti ad asserire che non esiste possibilità alcuna che gli amminoacidi abbiano potuto formare gli enzimi fortuitamente. La probabilità che una proteina delle 1500 necessarie, come minimo, per formare un batterio. Una proteina di 200 amminoacidi, messi nella loro giusta sequenza, si possa formare per puro caso è solamente di 1 su 1026 × 202, cioè, 1 seguito da 260 zeri moltiplicato per 2 seguito da 200 zeri. Ma miliardi di tonnellate di molecole di diverse proteine e di DNA sarebbero stati necessari per dare inizio alla vita. Matematicamente parlando, è praticamente impossibile che questa probabilità si sia verificata. Questa per noi è evidenza che la nostra fede in una vita creata da un'intelligenza superiore, che la Bibbia individua in un creatore personale, è ragionevole.
Tuttavia, con questo non mi posso illudere di aver dimostrato matematicamente l'esistenza di Eloah, perché la realtà del creatore sfugge alla mente umana ed ha sempre e comunque bisogno della fede per essere accettata. Lei fede genuina non ha bisogno di un'esperienza precedente. Finora abbiamo parlato di evidenze. Ma che evidenza aveva Noè che un giorno sarebbe piovuto sulla terra? Nessuna, perché ancora non era mai successo. Chi aveva mai sentito parlare che un uomo potesse camminare sull'acqua? Eppure Pietro credette che, all'ordine di Yahshua, avrebbe potuto farlo e lo fece. Cominciò ad affondare nell'acqua solo dopo aver perso la fede e fu rimproverato per questo dal maestro. Chi aveva mai sentito parlare che un lebbroso potesse essere guarito dalla sua terribile malattia tuffandosi per 7 volte nel fiume Giordano? Neanche Naaman ne aveva mai sentito parlare, pure dopo un primo momento di smarrimento ci credette ed ottenne un grande miracolo. E lei vera fede non dipende dall'incoraggiamento della famiglia. Matteo 10 34-37. Con linguaggio provocatorio, Yahshua descrive qui la possibilità che la fede sia causa di divisione nel cuore stesso della famiglia. Nessuno è più interessato del padre all'unità della famiglia, ma non a costo della fede di qualche membro della famiglia. Nel nord-ovest degli Stati Uniti un giovane architetto di nome Randy aveva accettato Yahshua come maestro e indirizzo di vita. Dopo 7 anni dalla sua conversione, durante la visita di un predicatore nella sua comunità, si sentì chiamato al ministero pastorale. Aveva 30 anni ed era già milionario. Stava progettando una famosa catena di supermercati in quel momento. Abitava in una splendida casa sul golfo. Appresa la sua decisione, la moglie gli chiese il divorzio, ma lui sentiva la chiamata del Signore dei Signori e non volle recedere. Restituì i suoi attestati e divenne pastore. La moglie, divorziando, gli portò via quasi tutto il denaro e la casa. Lui ottenne la custodia dei 2 figli ed andò ad abitare in un piccolo appartamento, si sentiva ricco e felice. La comunità che gli era stata affidata si trovava al centro della città, contava solo 20 membri ed era in continua decrescita. La voce si sparse, tutti volevano andare a sentire l'ex milionario architetto che aveva scelto di predicare la salvezza nel Messia. Dopo un anno la congregazione che dirigeva contava 150 membri. Ecco un esempio di fede che porta molto frutto, facendo a meno dell'incoraggiamento della famiglia, anzi della persona più vicina, il coniuge. E lei fede autentica non dipende dall'incoraggiamento dei fratelli. Succede di passare attraverso questa disarmante esperienza. Succede che i fratelli, non solo manchino di incoraggiarci, ma addirittura ci scoraggino, magari con la critica, con il pettegolezzo, con la mancanza d'amore. A volte ci scoraggiano senza nemmeno rendersene conto. Ma se ci succede che la nostra fede dipenda dall'approvazione e dall'affetto dei fratelli, vuol dire che non abbiamo dimorato abbastanza in spirito con il Messia. Lei fede deve sussistere anche senza l'apparente incoraggiamento di Dio. La nostra fiducia nelle promesse dell'Onnipotente deve essere tanto radicata da non mollare la presa nemmeno di fronte ad un suo silenzio. Per poter crescere, la nostra fede ha bisogno di essere provata fino al punto di rottura, poi al momento opportuno egli saprà dare il suo incoraggiamento straordinario. Altro esempio biblico. Eloah Yahweh chiede ad Abramo di offrirgli in sacrificio Isacco. Il silenzio dell'Onnipotente dura tutto il tempo del viaggio. 3 lunghi giorni durante i quali il patriarca si arrovella il cervello con ogni domanda possibile e chiede conferme, senza tuttavia riceverle. Resta solo il primo terribile ordine divino. Prendi il tuo figliuolo, il tuo unico, ed offrimelo in sacrificio sul monte Moria. Solo quando la sua fede riesce a superare il silenzio del Padre Eterno, quel terribile fardello gli viene tolto dalle spalle. Egli gli parla, fermando la sua mano che si era alzata munita di coltello per stroncare la vita del giovane figlio. In quell'occasione gli rivela il grande piano di salvezza concepito da lui per l'umanità. Conclusione. Lei fede è una decisione volontaria, cosciente. Non ha nulla a che vedere con le emozioni. Quando l'avremo capito, avremo anche carpito il segreto della fede che sa spostare le montagne. Yahweh aiuti e sostenga coloro che rinunciando a se stessi compiono pienamente in ogni aspetto la sua volontà con fede vera. www.akahal.info